Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca, evitare gli allarmismi, non siamo in piena guerra fredda, i dati sui reati sono in calo. Così il questore di Pescara Paolo Passamonti a proposito del fenomeno furti in abitazione nel capoluogo adriatico e in provincia, fenomeno che sta creando allarmismo nella popolazione. Le dichiarazioni sono arrivate a margine di una conferenza stampa in cui è stata illustrata un'operazione portata a termine dalla polizia con 5 arresti. Le forze dell'ordine ci sono e l'attività di controllo e repressione sta dando i frutti sperati. Il questore di Pescara Paolo Passamonti ha voluto, dati alla mano, gettare acqua sul fuoco dell'allarme diffusosi nell'opinione pubblica rispetto ai recenti fatti di cronaca che hanno portato in primo piano un'escalation di furti e rapine a Pescara e provincia. La polizia segnala che dal punto di vista dei reati commessi il 2015 è un anno positivo, si è di fatto tornati ai livelli del 2010, cioè attorno ai 16.500 reati commessi. L'anno che sta per terminare segue un trend che parte dal 2013, l'anno peggiore sotto il profilo della criminalità, quando si era toccata la quota di 18.000 reati commessi nel solo pescarese. Il questore ha voluto segnalare anche la collaborazione in atto con le altre forze dell'ordine e con i cittadini, sempre più attenti nel segnalare possibili reati. Il trend è in diminuzione, ma a noi quello che interessa di più è analizzare poi nel dettaglio questi reati per capire dove, come e quando i criminali colpiscono e quindi per adeguare le nostre strategie di contrasto. È per questo che rinnoviamo ancora una volta instancabilmente l'invito a tutti i cittadini che subiscono un reato a denunciarlo. La denuncia non è mai inutile. Restando in tema di controllo del territorio e di repressione dei reati, questa mattina la polizia ha anche presentato il risultato di 3 distinte operazioni, al termine delle quali sono state arrestate 5 persone, Franco, Walter e Guerino Di Rocco, ai domiciliari per furto in abitazione, Lacem Kamlik, in carcere per concorso in rapina, e Rosamel Silvestri, accusato di aver violentato e rapinato una prostituta romena. Sì, sono 3 arresti perché hanno rubato in casa di un'anziana con la solita scusa di essere impiegati del gas, addetti al controllo del contatore, sono entrati dentro casa di questa donna affetta peraltro da Alzheimer e l'hanno derubata. E un altro invece è stato arrestato per una rapina ai danni di un minore, era stato rapinato un cellulare con 2 complici arrestati in flagranza e adesso è stato arrestato anche il terzo, mentre per quanto riguarda l'ultima operazione abbiamo individuato e tratto in arresto a distanza di un anno un criminale che aveva stuprato e rapinato una prostituta rumena. Restiamo ancora in tema di controllo del territorio perché in vista ci sono misure straordinarie perché c'è il giubileo a Roma indetto da Papa Francesco. Nell'aeroporto di Pescara arriveranno i militari da lunedì a presidiare lo scalo aeroportuale. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. L'8 dicembre si aprirà ufficialmente il Giubileo, un evento che dopo i fatti tragici di Parigi e la minaccia del terrorismo islamico accresce le misure di sicurezza nelle città. Tutte, nessuna esclusa, e se da un lato la capitale è il cuore delle celebrazioni, dall'altro si punta a rafforzare tutti quelli che sono definiti canali di snodo o passaggio internazionale, come ad esempio l'aeroporto. Ecco perché è stato annunciato l'arrivo di uomini dell'esercito che a partire dal lunedì 7 dicembre presidieranno lo scalo aeroportuale di Pescara. È un'attività predisposta a livello centrale, in tutte le regioni e le città d'Italia si sta attuando un sistema di controllo integrato anche oltre che in ambito provinciale, in ambito regionale e in ambito nazionale, per cui è l'arrivo dei militari in ambito aeroportuale, di frontiera, zona di frontiera internazionale, servono a darci un pochettino più di respiro in quanto faranno dei servizi a cui eravamo devoluti noi, per cui possiamo fare altro di più, approfondire più i controlli ed essere più sereni sulla vigilanza. Le misure di sicurezza prevedono controlli per le auto in entrata e in uscita dalla città, controlli e presidi presso la stazione centrale, così come i terminal bus, cioè tutti quegli snodi che possono permettere l'ingresso di un numero ingente di persone provenienti anche da molto lontano. Stazione ferroviaria, stazione di pullman, uscite autostradali, in ambito autostradale, in ambito cittadino, un po' dappertutto. Infine un invito alla calma per evitare allarmismo inutile e controproducente. Un giusto allarmismo fa bene, nel senso se deve generare segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine.
Un allarmismo esasperato penso che non sia utile a nessuno, crea soltanto grande tensione e basta, si vive male. Adesso cambiamo argomento. Un emendamento alla legge di stabilità per il 2016 presentato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano potrebbe salvare le prefetture abruzzesi a rischio taglio, e parliamo di Chieti e Teramo. A darne notizia è il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Vediamo il servizio. Le prefetture abruzzesi a rischio chiusura sarebbero salve. A dare la comunicazione che riguarda da vicino Teramo e Chieti è proprio il primo cittadino teatino, Umberto Di Primio, che ha ricevuto la notizia direttamente dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Il titolare del Viminale, con una telefonata, ha confermato la volontà di ritirare lo schema del DPR che prevedeva la soppressione di 23 prefetture e fra queste quelle di Chieti e Teramo. L'emendamento proposto dal ministro dell'Interno sarà inserito nella prossima legge di stabilità e avrà lo scopo di riorganizzare la presenza dello Stato sul territorio, armonizzandola con le disposizioni previste dalla cosiddetta legge Madia. Questo emendamento, in attesa dell'autorizzazione del governo, ha già avuto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ministro Alfano ha scritto in una nota Di Primio, nel messaggio inviato ha precisato che le prefetture sono, mai come in questo momento, fondamentali per i cittadini in termini di sicurezza e garanzie sociali. La chiusura di alcune prefetture, ha continuato il messaggio di Alfano, avrebbe inevitabilmente sguarnito dei territori, privandoli di quella cinghia di trasmissione che lega i cittadini alle istituzioni. Proprio a difesa delle prefetture abruzzesi, negli ultimi mesi c'era stata una unanime levata di scudi della politica contraria a perdere i presidi dello Stato sul territorio. Adesso parliamo di Bussi con questa notizia: di mettere il commissario Goio è una priorità per l'Abruzzo. Aveva ed ha poteri immensi, dopo 10 anni dalla sua nomina lo stato dell'ambiente non è certo migliorato. Così il forum abruzzese dei movimenti dell'acqua sulle polemiche sollevate su un emendamento alla legge di stabilità che di fatto chiede quello che da anni le associazioni e i movimenti sollecitano. Il punto chiave è, ad avviso del forum, la fine del periodo commissariale. Per questo non si può che concordare con la proposta parlamentare che peraltro, dicono sempre gli ambientalisti, viene dopo plurime interrogazioni critiche sull'azione del commissario. Restiamo sempre in tema di ambiente, perché Palazzo Chigi in una nota ha comunicato di aver impugnato la legge regionale che l'Abruzzo aveva istituito a difesa delle coste e soprattutto contro il progetto di petrolizzazione Ombrina Mare. Vediamo. Se l'attacca il governo Renzi e lo fa in risposta all'impugnazione della legge regionale Abruzzo mossa a tutela del proprio patrimonio naturale, e cioè quella destinata a bloccare le trivellazioni a largo delle proprie coste. Purtroppo il governo Renzi, attraverso varie leggi, decreto sviluppo, il decreto sblocca Italia, ha consentito a multinazionali straniere di perforare i nostri mari e la ricerca di petrolio e di gas, non capendo che l'equilibrio ambientale di un mare come l'Adriatico, che è poco più di un lago, è particolarmente delicata. E poi soprattutto nella nostra regione, a poche miglia, a 3 miglia dal Parco della Costa Teatina, dovrebbe sorgere un progetto composto di 6 pozzi di trivellazione più una nave galleggiante, progetto denominato Ombrina, che avrebbe un effetto veramente impattante. Io non oso neanche pensare a cosa potrebbe succedere in caso di incidente. Nello specifico, da Palazzo Chigi ci tengono a precisare che è stata deliberata in quanto la legge dispone il divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, invadendo materie di esclusiva competenza statale. Naturalmente l'energia è un problema molto serio. Non è che noi diciamo di no agli idrocarburi e basta, noi diciamo di sì anche alla ricerca e alle politiche per quanto riguarda lo sviluppo delle energie alternative, sole, vento, acqua, all'efficientamento energetico e al risparmio energetico. E in merito a questo no del governo alla legge anti-trivelle, prende posizione
anche la Regione Abruzzo per bocca del sottosegretario alla presidenza Mazzocca, che dice: non ci sorprende affatto la decisione del Consiglio dei Ministri con cui ha deliberato l'impugnazione della legge regionale per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese. La Regione Abruzzo chiederà al TAR Lazio di voler sospendere in via cautelare, nelle more del giudizio della Corte, i provvedimenti amministrativi riguardanti Ombrina Mare. E adesso siamo ancora ai temi della costa, ma visti in un'altra ottica. Rifondazione Comunista si schiera al fianco della soprintendenza sugli ultimi pronunciamenti che hanno portato allo stop di alcuni progetti a Pescara, in particolare per quanto riguarda la Riviera. Paolo Renzetti. Maurizio Acerbo, Rifondazione Comunista, si schiera al fianco della soprintendenza per quanto riguarda le ultime decisioni. Avete detto in conferenza: invitiamo i cittadini di Pescara ad essere al fianco della soprintendenza. Perché? Beh, giudichiamo positivo che la soprintendenza, dal ponte del cielo, che io ho ribattezzato Ponte del Cesso, considerato la qualità delle acque e la forma dell'opera, alla questione degli abusi edilizi sulla spiaggia realizzati da De Cecco e sui quali la Regione ha cercato di fare una norma di sanatoria, l'intervento della soprintendenza è stato un fatto molto positivo. Era un tentativo di sanatoria che infatti De Cecco ha cercato di usare in Consiglio di Stato, non gli ha funzionato, però questa sveltina fatta, noi crediamo che il Consiglio regionale debba abrogarla e che D'Alfonso si debba vergognare per averla fatta approvare, tra l'altro la chetichella, senza avere neanche la dignità di dire che faceva questa sveltina e di rivendicarla. Ma noi questo non ci stupisce, perché conosciamo il personaggio ed è per questo che non lo abbiamo sostenuto. Il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione che vengano messi a disposizione fondi per la messa in sicurezza di Fosso Grande a Pescara. Fosso Grande resta un rischio per i suoi residenti. Dopo l'alluvione di 2 anni fa, che causò danni ingenti in tutta la regione, oggi tornano a parlare gli abitanti colpiti da quei danneggiamenti. Da anni che a tutt'oggi non hanno ottenuto attenzione dalle istituzioni. Si parla di attività commerciali, case, autovetture. La situazione è uguale al 2013, non è cambiato niente. Non abbiamo avuto, siamo stati consigliati, tra parentesi ho qui la perizia, di fare una perizia più bassa, perché ci hanno detto che forse il Comune ci avrebbe restituito almeno la metà dei danni. Nel mio caso ne ho avuto 30.000, ho chiesto 15.000. Abbiamo subito danni negli appartamenti, io ho un piccolo garage, ho dovuto buttare tutto. Mia zia, che stava a fianco a me, diciamo alla palazzina a fianco, alla casa a fianco, ha subito danni ingenti e ha dovuto buttare tutti i mobili. Noi nel nostro condominio abbiamo perso 22 macchine. 22 macchine buttate, quindi adesso quando c'è un'emergenza, quando sentiamo dalla televisione che arrivano forti temporali, siamo costretti a tirare fuori le macchine e a parcheggiarle per strada. Che quando arriva l'acqua incontra la tombatura, diciamo piccola, e pertanto la massa d'acqua non riesce a passare. E in più incontra tutti i residui che vengono buttati dai cittadini ben pensanti, che ostruendo ancora di più questa bocca di ingresso dell'acqua, fanno sì che l'acqua tracima e va a finire chiaramente presso le aziende o presso le abitazioni. Ad intervenire e raccogliere la loro denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che spiega la necessità di un imminente intervento della Regione per mettere a disposizione fondi per operare manutenzione e lavori di messa in sicurezza. Un anno fa la Regione è stata costretta a stanziare 400.000 euro per la messa in sicurezza di Fosso Grande, ma questi fondi si sono rivelati subito esigui. Qui c'è da fare un intervento strutturale che consiste nel bacino di espansione a monte del ponticello vicino a Via Francia e un salto idraulico che appunto possa smorzare l'impeto delle acque a valle del ponticello. Adesso parliamo di rifiuti. Sono state raccolte 400 firme su un esposto con il quale i residenti di un'area
vasta antistante la discarica di Grasciano di Notaresco in provincia di Teramo, chiedono alle autorità predisposte di intervenire urgentemente per eliminare le emissioni moleste e ripristinare la legalità dell'esercizio violato dall'attuale gestione. A 3 mesi dal provvedimento con cui il Tribunale di Teramo ha dichiarato il fallimento del CIRSU, la situazione, secondo i firmatari dell'esposto, è insostenibile, con cattivi odori e il rischio di una vera e propria emergenza ambientale. Ed ora ci occupiamo del centro turistico del Gran Sasso. Non si fermano le polemiche, nonostante l'approvazione da parte della Giunta della delibera che stanzia 120.000 euro per gli impianti sciistici di Campo Imperatore, che riapriranno a breve. Il dibattito tra ambientalisti e promotori di investimenti sul Gran Sasso si infiamma. Vediamo. Giunta, mancherebbe solo l'approvazione in consiglio comunale. In sostanza, l'amministrazione dell'Aquila, per l'ennesima volta, è dovuta correre ai ripari mettendo mano al portafoglio per garantire l'avvio della stagione turistica, nonostante gli impianti siano ormai vecchi e obsoleti. La delibera di Giunta infatti destina 100.000 euro ai lavori necessari per la manutenzione della seggiovia Fontari a Campo Imperatore e altri 20.000 per i lavori necessari alla seggiovia Scindarella. Nonostante tutto, lo scontro tra ambientalisti e progressisti degli investimenti sul Gran Sasso rimane, soprattutto dopo il parere negativo della Commissione VIA della Regione Abruzzo, chiamata a esprimere una valutazione di impatto ambientale che ha bocciato di fatto il progetto delle nuove Fontari. Non si possono accettare azioni di disturbo nell'ambito degli investimenti sul Gran Sasso, afferma il consigliere comunale Giorgio De Matteis. In realtà nell'arco della legislatura pace in regione vennero approvati, proprio su proposta del sottoscritto, sia il piano straordinario Scindarella e sia il piano d'area del Gran Sasso. Quindi dal punto di vista urbanistico, gli strumenti urbanistici di sviluppo ci sono. Bisogna lavorare sulle aree ambientalmente vincolate. A Cortina è stato fatto, non vedo perché sul Gran Sasso non si possa fare, dice ancora De Matteis, per colpa di qualche ambientalista di ritorno o furbacchione del parco. Contraria invece la posizione di Giustino Masciocco, del partito di SEL, che considera una follia modificare l'assetto del parco Gran Sasso e Monti della Laga. All'interno del parco ci sono delle regole da rispettare, si fanno. Ridurre le zone vincolate non credo che permetterà un aumento di turismo. In sospeso comunque rimane la gara d'appalto per la gestione della stazione sciistica, un investimento di 40 milioni di euro che si rimanda ormai da tempo immemore. A Pescara in arrivo novità per gli inquilini delle case popolari. Alloggi popolari fatiscenti. Solo ieri la protesta era montata davanti al Palazzo della Regione di Pescara. Gli inquilini chiedevano risorse per provvedere a lavori indispensabili per la loro sicurezza. Oggi a rispondere l'assessore comunale Adelchi Sulpizio, che spiega gli interventi già operati dal comune e a proprie spese. Sì, noi ricordo che abbiamo messo circa 1 milione di euro per procedere alla ristrutturazione di case ATER, non le nostre, proprio per aiutare l'ATER, in tal senso che vive un momento di difficoltà, per evitare l'abusivismo edilizio, che poi è un problema che riguarda la città senza distinzione fra patrimonio del comune di Pescara e quello della regione Abruzzo. Ricordo che già abbiamo proceduto a ristrutturare 5 alloggi ATER che abbiamo già nelle scorse settimane conferito alle persone che erano in gradatoria. Il comune di Pescara mette in campo un'iniziativa rivolta proprio ad evitare i casi di incuria per gli alloggi popolari. La novità è il ruolo del cittadino, sarà lui infatti ad essere responsabile di manutenzione e lavori. Loro provvederanno a riunirsi, stabiliranno la ditta che deve fare pulizia, la ditta di manutenzione ascensore, stabiliranno fra loro un presidente dell'autogestione e, come dice la stessa persona, andranno ad autogestirsi i servizi. Quali sono i vantaggi? Uno, una forma di semplificazione nelle procedure. Due, sicuramente un risparmio di spese, l'abbiamo già dimostrato e l'abbiamo fatto presente. Tre, praticamente andiamo a responsabilizzare queste persone facendo capire che una migliore attenzione verso la cosa pubblica si va anche a riversare praticamente sulla manutenzione e quindi anche sulle loro tasche. È una bella procedura che abbiamo fatto e ricordo è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità. A Montesilvano è stato presentato il progetto Sentinella Vigile in collaborazione tra Ufficio Disabili, Polizia Municipale e Amministrazione Comunale. Vediamo di cosa si tratta. Ufficio Disabili, Polizia Municipale, Comune di Montesilvano, oggi è stato presentato questo interessante progetto. Sentinella Vigile, comandante, un progetto importante.
È un progetto veramente importante, ma si colloca in una continuità perché abbiamo sempre collaborato con l'ufficio disabili e questo ci aiuta a continuare su questa linea. Infatti è un progetto dove vede l'operatore di polizia locale insieme a una persona disabile che due o tre volte alla settimana insieme percorrono una strada, un quartiere, per vedere e verificare se ci sono delle violazioni al codice della strada, se ci sono delle problematiche, tutto insieme. Claudio Ferrante, oggi presentate questo progetto Sentinella Vigile, progetto unico e primo in Italia. Assolutamente sì, sono anni ormai che il Comune di Montesilvano cerca di garantire al massimo il diritto alla mobilità. Avevamo iniziato col numero verde, avevamo iniziato con il raddoppio dei parcheggi dei disabili. Chiaramente l'amministrazione comunale di Montesilvano ha capito perfettamente che è necessario garantire la qualità della vita delle persone con disabili. Stiamo cercando disperatamente di far capire a tutti i cittadini che occupare un posto riservato ai disabili non è soltanto la violazione del codice della strada, ma significa davvero diminuire, spegnere la qualità della vita delle persone, significa non consentire davvero alla persona di vivere, perché basti pensare quando piove non possiamo nemmeno tenere un ombrello in mano, e questo fa capire quanto è importante, no, tutto questo. E quindi questo progetto da una parte cerca di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza al rispetto assoluto, dall'altra c'è la certezza della regola perché sono i vigili urbani che fanno rispettare il codice della strada. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano e il pareggio del Pescara per 2-2 contro lo Spezia, un Pescara davvero sfortunato raggiunto nel finale dopo essere andato in doppio vantaggio. All'attivo del Pescara ci sono anche tre pali, ma ci racconta tutto nel servizio Paolo Renzetti. Proseguono i regali prenatalizi del Pescara, difficile commentare questo 2-2 figlio di tanta sfortuna ma anche di qualche dubbia decisione arbitrale e di una ingenuità di Fiorillo e compagni. Lo Spezia si conferma bestia nera del Pescara, Pescara che non riesce a battere i Liguri da 66 anni, risale infatti al lontano 1949 l'ultimo successo del Delfino sui bianconeri spezzini. Il finale della gara è stato poi al veleno con l'allontanamento dalla panchina di un furioso Massimo Oddo e le contestazioni del pubblico di casa nei confronti del direttore di gara Pairetto di Nichelino. In campo biancazzurri per 10 undicesimi con la formazione di Cesena e l'unica novità del ritorno fra i pali di Vincenzo Fiorillo. Al dodicesimo, su un cross proveniente dalla destra, Fiorillo esce male con Migliore che va a colpire di testa e con Fornasier che va a sventare la minaccia ospite. Il Pescara cresce con il trascorrere dei minuti e così al ventottesimo Gianluca Caprari crossa molto bene a centro area per la Padula che impatta bene di testa, trovando però la parata di Cici Zola. Al trentunesimo c'è un angolo di Acampora con Fiorillo che si ostacola con Memushai non riuscendo ad abbrancare il pallone che finisce ancora in corner. Il finale di primo tempo vede al quarantunesimo sugli sviluppi di un angolo una buona opportunità per i biancazzurri con la Padula che ostacolato involontariamente da Benalì va a mettere il pallone al lato dall'interno dell'area piccola spezzina. La ripresa si apre con il vantaggio del Pescara, angolo di Caprari, colpo di testa di la Padula, miracolo di Cici Zola che respinge e gol di Fornasier di testa per l'1-0. L'ex sandoriano festeggia così il primo gol in maglia bianca-azzurra. Il Pescara ci crede, al terzo è Verre con un tiro al lato a mancare di poco la mira. La squadra di Oddo continua a premere e al sesto è Caprari a chiamare alla parata in calcio d'angolo Cici Zola. Al dodicesimo lo Spezia chiede un rigore per un sospetto contatto in area abruzzese fra Verre e Catellani. L'inglese Pairetto lascia proseguire fra le proteste ospiti, ma il Pescara della ripresa è diverso da quello del primo tempo e così alla 18esimo di destro e di potenza la Padula mette in rete per il raddoppio dopo un ottimo servizio di Verre, segnando così il nono gol stagionale. Gara in discesa per i biancazzurri, ma neanche per idea, visto che dopo due minuti arriva il 2-1 di Catellani con la complicità di Fiorillo. La gara si scalda e al 24esimo è Verre a far gridare al gol i 6.000 dell'Adriatico con la palla che si stampa però sulla traversa. Nel Pescara entra Selasi al posto di Benalì e Oddo così si copre, con lo Spezia invece
invece rinfrancato che sposta in avanti il suo baricentro, potendo contare anche su Brezovec subentrato da Campora. Al 34esimo Caprari ha un buon pallone fra i piedi, il veleno è però ancora una volta concentrato nel finale con il palo di Lapadula al 42esimo ed il gol di Terzi allo scadere per un calcio di rigore concesso per un dubbio fallo di Fornasier su Catellani dagli 11 metri. Il capitano Spezzino non sbaglia. Poi il terzo legno di una gara incredibile ad opera di Marco Sansovini a certificare 90 minuti maledetti, ma che devono anche far riflettere un Pescara ingenuo e capace ancora una volta di farsi del male da solo. E adesso con Enrico Rocchi andiamo negli spogliatoi ad ascoltare gli allenatori Oddo e Di Carlo. Vabbè, l'espulsione è l'ultimo dei dettagli che mi fanno arrabbiare, anche se poi è veramente ingiusta perché non ho detto assolutamente niente. Gli arbitri pretendono rispetto, ma devono darlo anche loro, perché non è possibile che vieni cacciato per aver detto solo 3 minuti. Allora, questo rigore? Non è rigore, non sono assolutamente arrabbiato per il rigore. Quello è l'ultimo dei problemi, il rigore, a parte che non c'era. Secondo me, ve l'ho rivisto prima, aveva preso la palla. Ma anche se ci fosse stato, cosa c'è, magari mi sbaglio io, non è quello il problema. Il problema è che il giocatore che ha preso rigore è partito da metà campo, ha saltato 3 uomini e è entrato in area. Noi siamo troppo ingenui, sono stufo veramente di continuare a dire che siamo giovani, dobbiamo crescere, cioè ci dobbiamo dare una svegliata perché non è possibile. Comunque è vero che siamo giovani, è vero anche che siamo giocatori di qualità, che sono giovani ma hanno più di 100 presenze in Serie B e bisogna svegliarsi perché io sono da un lato stracontento di quello che fanno i ragazzi. Oggi hanno fatto una partita perfetta, bellissima. E l'errore di non il rigore ma dell'ingenuità del secondo gol. Cioè io appena vedo un giocatore al 90esimo che mi parte palla al piede, io lo butto giù, cioè non c'è niente da fare. Sicuramente le percentuali sono più alte quando uno è scivolata di dare il rigore che no. Però se ce lo dava prima, che ce n'era forse uno prima migliore, cioè secondo me un po' di più, che si vedeva che sta colpendo per andare a far gol, è stato spostato, forse era meglio, così evitavamo. Lo Spezia ha fatto tutto quello che doveva fare contro una buona squadra che è il Pescara e pelino di fortuna l'abbiamo avuto, perché bisogna dire che il pizzico di fortuna bisogna averlo in queste occasioni qua, però lo Spezia non ha mai mollato e ci ha creduto con qualità di alcuni giocatori che abbiamo anche noi. Passivo pesante per la Virtus Lanciano che esce da Novara, sconfitta per 4-1, dunque una pesante debacle per la squadra di D'Aversa contro il suo ex allenatore Marco Baroni. Un poker di reti è una prestazione che da brillante per una buona quarantina di minuti i primi si trasforma in da dimenticare, possibilmente subito e senza traumi postumi. Tra errori arbitrali, croniche amnesie che ormai sono all'ordine del giorno e se pesano. Una classifica che non fa certamente dormire sogni tranquilli e un atteggiamento rinunciatario dal gol del pari in poi fa specie un passivo così pesante che impone delle riflessioni ad alta voce. Basta solo il carattere di questa squadra o evidentemente l'organico va completato in fretta e furia con la speranza di arrivare al giro di boa con un numero di punti accettabile? C'è Zé Eduardo in luogo dello squalificato di Cecco, per il resto è il 4-3-2-1 delle ultime settimane. 4-2-3-1 invece per Marco Baroni, uno degli ex della Contesa, che affida la mediana al duo Viola-Casarini, che saranno inizialmente disturbati da Bacinovic che li presserà in continuazione. L'avvio è deciso degli ospiti e la testimonianza nella traversa di Padovan a conclusione di una buona azione. Al 16esimo la gara si mette sul velluto per i frentani, fallo di Gonzales e rosso diretto per uno dei punti di forza dei Baroni. Al 23esimo è costretto ad uscire anche Zé Eduardo per Vastola. Il primo tempo non regala grosse emozioni, ma la macchia è un'altra espulsione, quella di Armin Bacinovic. Il Luzzi vede un tocco di mano dello sloveno, ma le immagini non confermeranno la decisione del fischietto. Parità numerica ristabilita dunque e secondi 45 minuti
pieni di gol. La prima conclusione infatti della ripresa è sempre di Padovan, ma non va. Al sesto, vantaggio piemontese, Viola resiste a Marilungo, palla Galabinov che impatta Rigione in uscita e sembra commettere fallo proprio sul difensore centrale Frentano, ma l'azione prosegue, sempre Viola dall'innesco a Rodriguez che taglia bene in area di rigore, elude l'intervento di Pucino e di Casadei e fa 1-0. Al dodicesimo, conclusione di Galabinov dalla distanza, senza effetti. Al quattordicesimo, ancora un tiro dalla distanza, questa volta del Lanciano con Guido Marilungo, ma para a terra da Costa. Un minuto dopo e arriva il pari del Lanciano. Diciannovesimo, Piccolo doppia Garofalo, mette la palla al centro dell'area, tira Marilungo, ma il tap-in vincente è di Padovan. Nemmeno il tempo di esultare per l'ex attaccante della Primavera della Juventus, che D'Aversa lo richiama in panchina e inserisce Ferrari. Da questo momento in poi finirà la gara del Lanciano, rinunciatario e quasi appagato del pari, atteggiamento errato che di fatto spianerà la strada alla squadra dell'ex Marco Barone. Al 31esimo infatti il calcio di punizione del Novara è vincente. Faragò prima colpisce di testa, Casadei spinge sul palo, ma la palla torna nuovamente a Faragò che raddoppia senza essere contrastato da nessuno. Altra ripartenza, altro schiaffo alla Virtus. 120 secondi dopo è Galabinov dal limite dell'area a fare il tris, mentre 10 minuti dopo al 41esimo Corazza calerà il poker. Dunque finisce 4-1 e mercoledì c'è il Cagliari al Guido Biondi. Urgono correttivi immediati a D'Aversa, l'arduo compito di motivare un gruppo che è partito benissimo ma si è spento col passare dei minuti. È una squadra che si deve salvare all'ultimo minuto dell'ultima gara a disposizione, non può certamente permettersi il lusso di rinunciare a giocare metà gara del secondo tempo. Dunque questo è il servizio di Alessio Giancristofaro, adesso andiamo a vedere con l'aiuto della regia la schermata riassuntiva dei risultati di Serie B, la 16ª giornata, Bari-Ascoli 3-0, alle 17.30 di domani si giocherà Cagliari-Como, poi Crotone-Cesena 2-0, Latina-Livorno 3-1, Novara-Virtus Lanciano, abbiamo appena visto il servizio, 4-1, Perugia-Modena 1-0, Pescara-Spezia finita 2-2, Provercelli-Ternana 1-2, Trapani-Avellino 2-1, Virtus-Entella-Brescia 0-0 e poi l'altra partita che si giocherà domani alle 15, Vicenza-Salernitana. Adesso è tutto pronto nello studio di Lato B, allora ci colleghiamo in diretta con Jacopo Forcella, eccolo qui nel monitor. A te Jacopo, presentaci insomma questa puntata con un Pescara che insomma ha portato a casa un 2-2 amaro e poi il tonfo della Virtus Lanciano, a te. Sì, buonasera Alfredo, hai detto bene, un sabato da dimenticare per le abruzzesi in Serie B, è arrivato solo un punto su 6, lo ha preso il Pescara, ma quando praticamente ne aveva in tasca già 3 con lo Spezia, che si conferma bestia nera dei biancoazzurri. Il Lanciano, come avete sentito poco fa nel servizio, insomma praticamente dopo il gol dell'1-1 è sparito dal campo. Noi ovviamente questa sera nel corso di Lato B, che parte alle ore 20, quindi tra una mezz'oretta, faremo un po' il quadro completo della situazione insieme a Valerio De Carlos, insieme allo stesso Alessio Giancristofaro. Vedremo quello che è successo, scenderemo negli spogliatoi dello stadio Adriatico da una parte e del Silvio Piola dall'altro, faremo un po' una panoramica anche di quello che è successo nel campionato di Serie B, ricordando, come hai detto bene tu, i due posticipi che sono Cagliari-Como e Vicenza-Salernitana. Lo faremo a partire dalle ore 20 fino alle ore 20:45, dunque io non mi rimane che darvi appuntamento alle 20 con il Lato B. Ti saluto Alfredo, non cambiate canale perché poi partiamo con il campionato cadetto, a te. Grazie, grazie Jacopo Forcella. Andiamo avanti con il telegiornale, restiamo sempre allo sport ma scendiamo in Lega Pro, andiamo a vedere l'anticipo giocato ieri sera tra Siena e L'Aquila, partita finita 3-1.
Due rigori, ma soprattutto una sciocchezza del portiere Zandrini, costano caro all'Aquila, che esce sconfitta dall'anticipo del Franchi di Siena per 3-1. In generale troppi gli errori, specie in difesa, quelli commessi dagli uomini di Carlo Perrone, e che hanno agevolato il compito della Robur, che ha potuto subito griffare la prima vittoria della nuova gestione tecnica con Guido Carboni al posto dell'esonerato Gianluca Azzori. Perrone sorprende in avvio e senza Manuel Mancini vara un 4-1-4-1 con Bensai a schermo davanti alla difesa, Domenico e Triarico larghi, Perna unico terminale e Ceccarelli in panchina. 3-5-2 per i toscani, ma la partita di Mendicino dura appena 9 minuti, causa infortunio lascia subito spazio all'ex lancianese De Feo. Inizio equilibrato e con pochi sussulti, fino all'episodio che spezza l'equilibrio, Bastoni si incunea dopo un pregevole scambio con De Feo, Bigoni lo aggancia nettamente da dietro, Di Tullio di Bari concede la massima punizione e ammonisce il difensore rossoblù. Dagli 11 metri Gianmarco De Feo trasforma con un sinistro centrale è potente, 1-0. La reazione dell'Aquila c'è, ma è piuttosto sterile. Centrale il tentativo di Triarico, più insidioso il rasoterra da fuori area di San Domenico a fil di palo. Strappa applausi un tentativo acrobatico di De Feo, rovesciata forte ma centrale. Zandrini blocca in due tempi. Perrone prova ad apportare qualche modifica tattica, ma non ha grandi risposte. Triarico non impegna più di tanto Bindi con il sinistro. De Feo si conferma molto ispirato e semina il panico in area aquilana prima dell'intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi subito una novità nell'Aquila con De Sousa al posto di Milicevic e 4-2-3-1. Dopo una discesa del senese Bastoni, la mossa gratifica Perrone perché al non arriva il pareggio e c'è lo zampino del neoentrato De Sousa, pregevole il tacco della Pantera a correggere il traversone di San Domenico. Arriva in corsa Piva che tira col piede meno prediletto, il destro. La deviazione di Portanova spiazza Bindi ed è 1-1 con la prima rete in maglia aquilana del terzino ex Giulianova e Valle del Giovenco. L'Aquila tiene bene il campo, sembra poter mettere in difficoltà il Siena, ma al 19° arriva il patatrack di Zandrini che inspiegabilmente cerca un dribbling, tentativo goffo al cospetto di Bonazzoni che gli soffia il pallone per poi venire falciato dall'estremo aquilano. Secondo rigore ed espulsione, tra i pali va Savelloni, il sacrificato è Perna. De Feo non perde l'opportunità di siglare la doppietta di giornata con un'altra potente stoccata. Eppure in 10 uomini l'Aquila ha subito la chance del pari, ma San Domenico, anziché servire subito Triarico, cincischia troppo e perde l'attimo giusto. L'errore in disimpegno di Bigoni invece spiana la strada al terzo gol della Robur. L'azione porta al tiro Libertazzi in campo per Bonazzoli, messo KO dal fallo di Zandrini. L'ex svirgola malamente, ma libera involontariamente al tiro Bastoni, che con una sventola mancina archivia la pratica. 3-1, che è anche il risultato finale. Peccato per l'Aquila. Davvero troppi gli errori per uscire indenni dal Franchi. Sabato prossimo necessario il riscatto al Fattori contro il Rimini. E domani il Teramo è di scena alle 15 al Porta Elisa di Lucca. Tra i toscani è in dubbio Nolè, invece probabilmente andrà in panchina l'esperto Mingazzini. Vivarini chiede ai suoi miglioramenti soprattutto nel rendimento in trasferta, non ci dovrebbero essere novità nell'11 titolare vittorioso contro il Siena se non il rientro dal primo minuto del capitano Ivan Speranza. Noi stiamo avendo un trend anche particolare fuori casa e non è da Teramo, perché comunque noi l'anno scorso ci siamo proprio contraddistinto con le partite fuori casa. Quindi dobbiamo assolutamente avere quella prestazione che abbiamo avuto domenica, e al di là di come ci stiamo preparando in settimana mi aspetto che ci sia quella voglia e quella determinazione che abbiamo avuto domenica. Penso che a Lucca sarà una partita diversa, se quella è la domanda che ti riferivi, perché troviamo una squadra con degli atteggiamenti diversi, perché da quando è andato Lopez la Lucchese comunque ha vinto due partite ed è una squadra che impone il gioco, che ti aggredisce alto, e ti mette alle corda, quindi dobbiamo essere molto 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 bravi a tenere botta e poi dobbiamo far valere le caratteristiche che abbiamo noi. Voi lo sapete, noi, a me non ci piace cambiare troppo formazione, soprattutto quando le cose vanno bene, quindi si fa per la riconferma, diciamo, della squadra
di domenica. È chiaro che comunque Speranza è un giocatore straordinario, un giocatore importante, quindi bisogna un attimino considerare la sua importanza, e lo stesso Perrotta, insomma, ha dimostrato di essere un giocatore forte, però teniamo conto delle prestazioni che ha avuto anche Dorazio, Altobello e Caidi, che sono stati domenica penso i migliori in campo. Per me Sarri, che si è affermato in questo modo, che sta facendo cose straordinarie a Napoli, è uno stimolo in più per essere bravo io, per cercare di fare il meglio, perché magari posso ambire anch'io a un discorso del genere. Hai avuto modo di sentirlo recentemente? Sì, ogni tanto quando c'ho qualche problema ci sentiamo e lui è sempre molto disponibile. Prima di chiudere, un'altra notizia da pochissimo arrivata in redazione. Tradito dall'attacco di uno sci alpinista, bloccato a 1700 metri da questo pomeriggio in prossimità del rifugio Marcello Di Marco, meglio conosciuto come Stazzo di Caramanico, dopo un primo tentativo di recupero da parte dell'elicottero dei Vigili del Fuoco vanificato dalla nebbia, il soccorso alpino sta cercando di raggiungere il luogo dell'incidente con l'equipaggiamento da sci alpinismo a supporto dei tecnici. La società che gestisce gli impianti della Maielletta ha messo a disposizione il proprio gatto delle nevi. In cammino con le squadre di soccorso c'è anche un medico anestesista, rianimatore del soccorso alpino, che ha il compito di verificare le condizioni del malcapitato. È tutto per questa seconda edizione del TG6, grazie per averci seguito fino ad ora. Io vi ricordo tra pochissimo il TG6 L'Aquila alle 19.45 e poi alle ore 20 l'appuntamento con Lato B, invece il TG6 torna per la terza edizione alle ore 23. Grazie ancora, buona serata.